Prendi linoleum e la sgorbia e seguimi. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te, la lezione pratica del corso di linoleografia, stampa su linoleum, incisioni. Oggi cominciamo a fare la prima incisione. Ho scelto per voi un soggetto non troppo difficile che andremo a fare insieme. Piano piano vi spiegherò la tecnica, il modo di muovere le sgorbie, vi farò vedere come e quale strumento scegliere a seconda della curvatura che vogliamo dare al nostro segno grafico. E allora spostiamoci di là e andiamo a vedere come si fa. Ed eccoci pronti per creare la nostra bellissima incisione, la prima incisione insieme. Ci occorrerà tutto il materiale che abbiamo visto nel video numero 1. Se non lo avete visto, cercatelo dove c'è la i col pallino e nel box informazioni e lo troverete. Ci serviranno delle sgorbie che trovate in tutti i negozi di belle arti, un rullo per inchiostrare, io questo l'ho preso su Banggood ma lo trovate anche in tutti i negozi per belle arti, qualcosa per calcare l'incisione, quindi io qui ho un pestello, ma potete usare anche un cucchiaio di legno comune, vi farò vedere come alternare questi due elementi, dei buoni colori per linoleografia. Allora, io uso gli sminche che sono secondo me i migliori in assoluto. Farò un insieme di magenta e giallo per creare un bel rosso Natale, forse aggiungerò anche una punta di nero, lo vedremo in corso d'opera. Una lastra di linoleum, questa l'ho creata io nella dimensione del disegno che ho scelto. Io ne ho una 14 cm x 9. Le lastre in linoleum le trovate in tutti i negozi di belle arti, ma come vi ho suggerito nel video numero 1, le trovate più facilmente nei negozi per rivestimenti per pavimenti, dove vendono parquet, linoleum, appunto. Basta prenderne uno abbastanza spesso e il gioco è fatto. Un foglio di carta carbone, un foglio di carta lucida. Io utilizzo questa della Fabriano, con cui mi trovo molto bene, e sulla carta lucida ho realizzato il soggetto che voglio portare a diventare una incisione, queste pigne. È un soggetto che ho estrapolato da Pinterest, mi piaceva molto come bigliettino e l'ho reso così fattibile per incisione. Bene. Su questa carta lucida ho scritto con un pennarello permanente, sono questi pennarelli che scrivono su acetati, lucidi, li trovate in tutte le cartolerie, ma potete farlo anche con la matita, scrive lo stesso. Poi ci occorrerà una carta da incisione, è una carta con una porosità abbastanza evidente, al tatto sembra proprio una carta quasi grezza, la trovate in tutti i negozi di belle arti e non ha un costo eccessivo, comunque si può stampare su diversi tipi di carta. Noi oggi cominciamo proprio con una carta da incisione. Ci occorreranno dei pezzettini di scotch carta per assicurare la parte da copiare alla nostra matrice e un qualcosa di liscio su cui stemperare i colori. Io utilizzo un tagliere di quelli morbidi dell'IKEA, è abbastanza liscio quindi si presta perfettamente. Ricalcate il disegno sul foglio di carta lucido, questo passaggio ve l'ho fatto saltare perché penso sia abbastanza intuitivo. Prendete un disegno, sia che sia un vostro disegno personale, sia che sia qualcosa che copiate o che volete riprodurre, e riportatevelo così, ricalcandolo semplicemente sulla carta lucida. Dopodiché posizioniamo la carta carbone sulla nostra matrice di linoleum e assicuriamola con un po' di scotch carta.
Quindi prendiamo il nostro soggetto da portare sulla matrice e ricordiamoci sempre che il soggetto va riportato alla rovescia di come vogliamo che stampi. Quindi io lo sto appoggiando così, ma quando sarà stampato il soggetto che vedrò sarà questo, quindi col soggetto a specchio dall'altra parte. Quindi poggio e assicuro anche questo con lo scotch carta. Adesso con una matita piano piano riportiamo tutto il nostro disegno ricalcandolo. La mia carta carbone ha riportato assai poco, quindi reputo necessario ripassare il tutto con una penna a china. Ok, ho finito di trasporre e come avete visto, oltre il segno sottile del disegno, per le prime volte ho tracciato anche tutto quello che andrà stampato. Questo, a dire il vero, è un po' controproducente perché allunga di un passaggio il lavoro. Infatti dopo voi dovrete ripulire la matrice, però aiuta perché vi ferma esattamente quello che dovete togliere con le sgorbie, quindi ve lo rende palese, tutto quello che è rosso va eliminato. La scelta delle sgorbie, come vedete ci sono delle linee curve, delle linee, dei solchetti che andranno fatti, e allora sicuramente una sgorbia a taglio obliquo servirà. Questa serve così da usare a mo' di coltellino per tracciare delle linee continue. Quindi noi tracciamo per esempio le prime linee così, zac, e poi togliamo il grosso con una sgorbia a U, detta anche a coda di rondine. Mi raccomando, mai la mano davanti, sempre la mano sul retro, e piano piano rimuoviamo l'eccesso. Visto? Il fatto di aver compiuto prima la linea ci ha agevolato nella pulizia del taglio laterale. Quindi piano piano adesso tagliamo prima i margini delle porzioni da rimuovere e poi con le sgorbie pratichiamo i solchi. Se andando con la sgorbia compite un errore e tagliate una parte che invece sarebbe dovuta rimanere, niente paura, modificate il disegno, solo voi sapete qual è la vostra intenzione, quindi la stampa finale decidete voi come volete che sia, è tutto modificabile in corso d'opera. Certo, più attenti starete, più precisa verrà, motivo per cui adesso smetto di parlare e mi metto a lavorare insieme a voi. Quando bisogna fare delle linee così sottili, la cosa migliore da fare è incidere profondamente con una sgorbia obliqua e poi inclinarla lateralmente per segarne la sezione. Voilà, visto, è già andato via tutta la sezione. È inutile pensare di poter entrare con una sgorbia più grossa perché proprio non ce la si fa, e poi magari si allarga il taglio a piacimento. Sera sul piano da lavoro di Arte per Te,
fidata Bajur accanto e piano piano abbiamo inciso tutta la nostra matrice. Ora vado a ripulirla. Ho usato un pennarello permanente, la pulirò con del solvente per le unghie, privo di acetone, oppure con dell'alcol, quello rosa per intenderci. Bene, vado a pulirla, la lavo, poi dopo l'asciugo bene e ci ritroviamo subito qui. Magari facciamo domani mattina, eh? Eccoci giunti all'emozionante momento della stampa. Ho preparato due pezzi di carta piegandoli a metà a bigliettino. La carta da incisione, notate bene, non si taglia mai con le forbici con un taglio a vivo, ma si sfrangia, quindi si piega e poi si strappa con le mani. Come tutte le carte pregiate, vengono strappate a mano con l'aiuto anche di un tagliacarta. Quindi ho preparato due biglietti che possano bene accogliere la mia matrice e poi un piano liscio su cui miscelare i colori e i miei colori adorati della Schminke. Oggi utilizzo il rosso, quindi metto del rosso magenta, una punta di giallo e una micro punta di nero e mescolo. Voglio fare un bel rosso cupo, un bel rosso quasi bordeaux. Prendo la mia matrice e ripasso su tutto. Questa è la parte più importante. Assicuratevi che tutta la matrice sia ben in tinta di colore. Ok, dopo aver imbibito bene tutta la matrice ed essere certi che l'inchiostro sia andato ovunque, prendiamo il nostro biglietto, un poco d'acqua semplice, bagnate la superficie del vostro supporto, asciugate l'eccesso, ok, che sia umido, riprendiamo la matrice e poggiamo. Quindi o con il cucchiaio di legno, così. Forse per le prime volte vi viene anche meglio perché vi dà la possibilità di controllare in maniera più mirata il passaggio. O con un pestello, così. Schiacciate. Ok, vediamo un po' cosa ne è venuto fuori. Beh, direi che ci siamo, no? Un bel, proprio un bel lavoro. Allora, questa è una prova d'autore. Di cosa mi accorgo? Qui devo scavare ancora. E qui devo scavare ancora, se non voglio che sia macchiato. Se invece non mi disturba, posso lasciare anche così. Ora apro il mio biglietto e lo lascio asciugare e se voglio continuo con la tiratura. Quindi sistemo le parti che non voglio vengano stampate e proseguo con la tiratura. Posso sistemare il colore per non farlo essiccare aggiungendo qualche gocciolina d'acqua, vi faccio vedere così. Allora aggiungo l'acqua. Ne tiro via gran parte con un tovagliolino di carta, quindi questo che rimane comincio a stenderlo in tutto il colore per farlo rinvenire per una prossima stampa. E così vado avanti con le tirature. Direi che è proprio un bel biglietto. Qui scriverò prova d'autore o la mia firma e il numero della tiratura e dentro metterò il biglietto augurale che desidero. Lo faccio asciugare, vi lascio le foto e noi ci vediamo dopo. E preparate i più bei bigliettini di Natale con la tecnica della linoleografia. Bello,
il nostro biglietto di Natale, vero? Quest'anno potrete proprio sbizzarrirvi a regalare delle opere d'arte in formato card. Sì, perché questi non sono solo biglietti, questi poi possono essere incorniciati. Ricordatevi di mettere la tiratura. Bene ragazzi, io spero che questo corso vi avvinca come avvince me. Spero che vi riesca a passare il mio entusiasmo in questa nuova avventura, perché è un'avventura bellissima che ho intenzione di portare avanti a lungo insieme a voi, nelle forme sempre più articolate di questa meravigliosa arte. Se il video vi è piaciuto, condividetelo per favore, fate girare sul web i contenuti culturali, per favore aiutate Arte per Te a crescere, perché Arte per Te è anche la vostra casa creativa e io ve ne sarò grata per sempre. Diamoci appuntamento anche sui miei altri canali, Ombretta, Due Cuori, Una K, lascia un pollice in su e soprattutto vediamoci sempre qua per il prossimo video. Da Ombretta ed Arte per Te è tutto, grazie di cuore, ciao, alla prossima!